L'Unione Europea deve intervenire rapidamente per difendere i diritti del popolo cubano, difendere la democrazia e chiedere la libertà per i prigionieri politici. La situazione è drammatica come è drammatica in Venezuela. Questa linea rossa che unisce due dittature è molto pericolosa, deve essere tagliata e la democrazia deve ritornare in America Latina. Senta, sulla giustizia? Noi siamo favorevoli alla riforma della giustizia e consideriamo uno strumento utile e indispensabile per ottenere i fondi del Recovery Plan, però il testo approvato dal Consiglio dei Ministri va corretto per alcuni aspetti, per garantire una maggior tutela ai processi non lunghi per quanto riguarda i dipendenti della pubblica amministrazione, per quanto riguarda i sindaci e gli amministratori pubblici, e serve anche rendere più agevole il processo, quindi più flessibile per accorciare sempre di più i tempi della giustizia civile e della giustizia penale. Ecco perché noi chiediamo che vengano approvati i nostri emendamenti, lo si può fare, il governo recepisca le nostre proposte a tutela dei sindaci, a tutela dei pubblici amministratori e per rendere più veloce il processo.